Ciao ragazzi, benvenuti. Questo qua è il primo video del mio canale dove parleremo di pesca in generale, ok? Che può partire dal luccio, la trota, cavedano, rock fishing, light rock fishing, trotaria, eccetera. Oggi vi voglio parlare di una pratica che a me piace tantissimo e che in questo ultimo periodo sta spopolando ovunque, in Italia. Attenzione. È una pesca giapponese che in Giappone viene chiamata Mebaru Game, praticamente se non mi sbaglio la traduzione è gioco dello scorfano, e in sostanza si vanno a, diciamo, insidiare degli scorfani, dei piccoli pesci di scoglio, come dice il nome, con delle testine piombate molto molto leggere, di grammature inferiori a volte al grammo, con delle gommine, delle esche siliconiche che possono simulare dei gamberetti, dei vermi, dei pesciolini, delle creature, okay, che popolano questi scogli. È una pesca secondo me molto 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 divertente perché si possono prendere, se si conoscono bene gli spot, si possono prendere molti molti pesci. Di taglia anche certe volte maggiori, al di sopra della media, diciamo, con attrezzatura light, quindi il pesce si può sentire molto molto bene. Niente, io in questi anni mi sono fatto un bel assortimento di esche, diciamo che tutti gli anni bisogna rifornirsi, però questo è il mio arsenale, ok? Partiamo subito, secondo me, con la cosa fondamentale di questa pesca. Una delle cose fondamentali, il mulinello. Il mulinello è un Drex Ryobi 2000 della Tubertini. È un mulinello ottimo a parer mio perché è molto solido, è leggero, è comodo, gira molto molto bene. Ok? È resistente di brutto perché è 4 anni che ce l'ho quasi. No, 4 anni quest'anno che ce l'ho e non si è mai rotto una parte. In bobina per questa pesca, certi dicono di montare il tracciato, altri dicono di montare il fluorocarbon, ma io monto un nylon normale dello 018 perché tanto questa pesca è da fare tana per tana. Praticamente si pesca sotto i piedi, ok? L'estetica è bellissima secondo me di questo mulinello, con questi particolari cromati, diciamo dorati, tutto nero, manopola in plastica. In resia e niente, frizione, la frizione sopra come tutti i mulinelli o altrimenti sotto, diciamo manopola per invertire il senso di recupero, quindi se vi si è rotta la frizione, con questo potete dare lenza al pesce manualmente come fa la frizione, ok? Per questa pesca non servono mulinelli giganti, il perché è molto ovvio. Non si pescano dei pesci enormi, il massimo che può incappare, diciamo, nella vostra canna è un pesce di 20-25 cm, ok? Uno scorfano può essere di 17-16 cm, può già tirare un bello scorfano nero. Mi è già capitato di prendere delle orate rock, e in particolare una che l'ho presa la settimana scorsa a Sanremo in Liguria, molto molto bella. Devo dire con testa piombata e gulp della Berkeley che ora vi farò vedere. E niente, comunque come vi dicevo sono casi estremi in cui voi metterete a dura prova la vostra attrezzatura, cosa che non capiterà mai. La cosa fondamentale per questa pesca è la canna. La canna, diciamo, per questa pesca è la solid tip, ok? Quindi, in parole proprio povere, ha un mulino. Sì, un mulino, scusate, ha un vettino, un cimino in carbonio pieno, che in confronto alle tubular che hanno il vettino in carbonio, però dentro all'interno è vuota. Questa qua secondo me è una canna che ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale perché questa canna qua è una Yamanaka Finesse che lancia da 0 grammi fino a 5,5 grammi. È nata come canna da trotare, ma si può sempre utilizzare perché ha un cimino, come dicevo, solid, quindi tanta roba. Colorazione, la canna è così, ok? C'è diverse colorazioni, c'è gialla, viola, rosa, rosso. Io l'ho presa così, questa qua, vedete? Adesso vi giro bene la canna così la potete vedere. Il primo, diciamo, anello è a ponte lungo, poi tutti gli altri sono corti.
È una canna che secondo me ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale, viene sui 60 euro anche questa, quindi vi siete già fatti una combo di 120 euro, avete comprato mulinello e canna. Ottima, a parer mio devo dire che ottima, gestisce anche bene le airbait, se stiamo tanto a vedere, come gli ondulanti, essendo che una canna atmo d'aria. Ma può essere anche usata a gomma. A gomma in teoria è per la trautaria, però molti la utilizzano a gomma, tra quelli ci sono anche io. Devo dire che è una canna funzionale, ottima, fa il suo dovere, non è lunghissima. Se non mi sbaglio è 2 metri, sarà 2 metri e 40 se non mi sbaglio, quindi non è lunghissima, però per questo tipo di pesca va bene, è ultra leggera, pesa 200 grammi, cioè quindi non pesa neanche troppo. Che dire, sotto in descrizione vi metterò i nomi delle esche e vari articoli. Ora passiamo alle teste piombate. Le teste piombate sono le cose fondamentali per la nostra pesca, perché la nostra pesca si basa sulle teste piombate, che sia post fishing, che sia rock, che sia light, rock fish, qualsiasi pesca a light, le teste piombate sono, eccezione a trautaria, sono la cosa fondamentale, come la canna. Io utilizzo molte teste piombate, ma io vi ho messo qua le più valide, ok? Le più valide a parer mio sono quelle della Decoy. La Decoy fa delle teste piombate micidiali. Il problema qual è? Che costano abbastanza, perché magari un pacco di teste piombate costa 6 euro e ci sono 5 teste piombate. Diciamo che costano. Se volete andare su quantitativi maggiori a prezzi minori, andate sulle testine della Raptor, della Eco Pro, tutte quelle robe lì. Che obiettivamente non è un brutto acquisto, perché? Perché le teste piombate, se non conoscete lo spot, ne perdete una marea. Partiamo subito con queste. Queste qua sono le Rocket Plus della Decoy. Non so se le avete mai viste, sono micidiali. Sono nate, mi sembra, per lo street fishing, che è un altro stile light. Io le utilizzo principalmente per il rock, come per lo street. Adesso ve le faccio vedere una. Hanno una forma praticamente ad oliva in testa, quindi le potete anche usare ad arting, che è sempre un'altra tecnica, diciamo a rock, ok? Vedete, questa qua c'è già il filo montato sopra. Vedete? Ah, la testa più, questa qua è già stata usata. Qui ha uno stopperino tipo per l'esca, quindi non la fa perdere. E è così. Amo del 6, pesa 1,8 grammi, quindi è una testa piombata, tanta roba. Efficace, resistente, ha un buon nuoto in acqua, quindi potete anche sparare le vostre gommine un po' più magari a largo, tipo 6-7 metri, e riuscite a gercarle, a lavorarle come un Arbit. Altre testine sono sempre questa qua, le Delta Magic della Decoy. Sono sempre teste molto molto valide a parer mio. Queste qua sono sempre con l'amo del 4, ma quindi quelle lì avevano l'amo del 6, queste qua sono un pelo più grosse. E hanno una grammatura di 2,5 grammi. Più o meno queste testine si aggirano tutte intorno ai 6 euro, 6,50 euro. Questa qua ha una forma molto molto particolare, tipo proiettile. Sono tutte idrodinamiche di brutto queste testine, perché devono fare il loro lavoro, diciamo, ok? Vedete, ha un profilo molto idrodinamico in acqua. E ha una specie di gancettino, non so se si può vedere, ma praticamente che ferma l'esca, fa sì che il pesce non vi porti via la gomma se non lo ferrate. Poi ci sono le slide bomb, sempre della Decoy, che queste devo dire che sono testine nel senso che non sono testine da utilizzare tutti i giorni se dovete andare a fare tipo rock, perché danno molta più naturalezza all'esca. La testa è questa. Danno molta più naturalezza all'esca, però hanno un piccolissimo difetto, che hanno un amo un po' grosso. E vedete, praticamente è molto strana come testa, ha una testina, diciamo, un piombo ad oliva staccato, ok? E dietro un amo offset da Texas. Quindi dà molta più naturalezza all'esca. Con questa qua e un'altra esca che vi farò vedere dopo, ho preso una seppia. Attenzione, una seppia che è stata tutta
è stato tutto culo, però ho preso una secchia. Ora invece lo farò vedere due testine differenti. Ok, queste qua sono testine che costano 3 euro, ho provato a comprarle, si chiamano Jighead Rock Bait. Sì. E sono un grammo con la Model 6, quindi ho provato, ho detto perché non prenderle. Facciamo dei test. Che la testa è questa. Che devo farvela, devo coprire come le fashion bloggers, perché se no non si vede. E ottima, ottima, ottima per il prezzo, una testa micidiale. Ho preso un'orata con quella testina lì, l'ha tenuta, ha retto per la testa che è, ha retto il pesce. Poi, come vi dicevo prima, ci sono teste più economiche, alla portata di tutti, come quelle lì e questa. Questa qua è una testa, come dicevo prima, della Rapture. Questa qua è molto buona per la marca, diciamo, per il costo. Certe però con l'amo troppo piccolo hanno la tendenza a piegarsi. Non so il perché, ma si piegano. Poi hanno delle specie di gancettini, diciamo, degli ardiglioni, simili ardiglioni, che tengono fermo lo sciallo. O le scacche andrete a utilizzare. Di solito comunque per questa pesca, adesso parliamo delle gomme, di solito per questa pesca si utilizzano esche che non superano i 2 pollici, cioè i 5 cm. Io parto subito col dirvi che questa pesca ha bisogno di esche mobili, nel senso che hanno bisogno di molta mobilità, di fare vibrazioni, ok? Difatti un'esca che ho preso per farvi vedere, che io ho comprato apposta, che non funziona un cazzo, è il Virago. Scusate, c'è tutta la canna, è il Virago della Molix, ok? Che credo che sia una delle esche più inutili al mondo per il rock, perché non è, è rigida, è un pezzo di legno. Per, vedete, sì, facendo così sì, ma in acqua non si muove. È fatta molto molto bene, però non è impraticabile, diciamo, in acqua salata. Esche top che vi posso consigliare per il rock sono queste qua. Le Power Bait, quindi le Power Nymph della Berkeley, scentate ovviamente. Non so che scenti siano, comunque sono micidiali. 12 pezzi vengono 6 euro, comunque sono esche che sono alla portata di tutti. E, come potete vedere, adesso ve ne prendo una in carta, perché le utilizzate. Quella colorazione secondo me che va più forte è la rosa e bianca, che ho attualmente finito, però è così. Vedete? È molto molto mobile, ok? Tanta tanta roba, questa qua è fatta di una miscela ottima. Il pesce continua ad attaccarla insistendo, quindi non si ferma ai primi attacchi, ma continua, perché sotto i denti, secondo me, sente un'esca vera, un pesce vero. Poi ci possono essere i Freaky Rock, ci possono essere così, in questa colorazione. Quindi arancione, così, 5 pollici, 2 pollici, scusate, 5 centimetri, molto molto bella, delle membrane sotto, è un simile gamberetto, quindi cioè, io l'ho preso arancione, ovviamente scintata, questa qua è nata per il rock, come la maggior parte, anche la Power Nymph invece è nata per la pesca alla trota, anche se poi è stata utilizzata rock. Se no, anche questa colorazione di Freaky Rock, trasparente. Vediamo se metto la mano dietro e si vede meglio, così. Freaky Rock trasparenti. Poi ho gli Sligo della sempre Molix, prodotti Molix, casa italiana se non erro. 12 pezzi, 5 cm sempre. 2 cm. Lo Sligo è un'esca che amo e odio. Perché? Perché non tutti i pesci, a parte che esistono delle colorazioni pietose, perché sono veramente delle colorazioni bruttissime. Ad esempio, io quando lo comprate sul sito sembrava, c'era scritto che era simile nero, quasi verdastro morto, invece sono nere. È molto soffice come esca, ok? Molto 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 soffice, nel senso che è mobile, non è rigida, quindi è perfetta per questa pesca. Non è gigante, quindi qualsiasi pesce di taglia un po' più grossa, tipo un ghiozzo nero, qualcosa del genere, un paganello, uno storco, non possono attaccare.
E questo qua può anche andare bene per la trota corrente. Un altro, che non sarò ad aprirvi perché è un macello, scusate, è il Rashad della Molix 2 pollici. Questo. Ok? È un Rashad 2 pollici 5 cm, è uno Shad. Questo qua però ha un difetto, se ci sono delle occhiate che vogliono mangiare, vi staccheranno sempre la coda dello Shad, difatti è odiosa questa cosa. Però è un'ottima esca. Poi andiamo su robe un po' più piccole, ad esempio, vedete, le Power Nymph sono state copiate da tutti, la Seika, vedete, copia spudorata, soltanto con una due palline dietro praticamente che ha la Power Nymph, questa qua non ce li ha. Copia spudorata, proprio uguale della Powerbait, della Berkeley. Poi abbiamo sempre della Berkeley un'esca eccezionale che è scentata, il Gulp. Questa qua fa un odore, ragazzi, è un coreano finto, ok? Con questo ci pescate anche i sassi se i pesci non mangiano. Un'altra esca, sì, perché è micidiale comunque, quindi... E se i pesci sono apatici, con questa anche d'inverno potete pescare di tutto. Con questo profumorata, col Gulp, mosso sul fondo. Poi c'è anche questo qua della Gulp. Questo è tanta roba. Si chiama Baby Sardine. Praticamente una scentata anche questo, è un tipo un datterino. Poi abbiamo altri shad. Ad esempio... questi qua della Raptor, che sono bagnati dall'ultima pescata rock. Vedete? Questo qua, rosa. Molto bella come esca, secondo me. Soprattutto per gli scorpioni. Poi abbiamo questi qua. Sempre della Raptor, però Mebaru. E è la serie Mebaru Game, ok? Esca Mebaru Game. Sempre rosa, anche questo qua, 5 cm. 5 cm anche questo. Poi possiamo avere questi, sempre Mebaru Worm, Mebaru Game, scusate, della Raptor. Poi abbiamo questi qua della Crazy Fish, che è un'esca particolarissima, che io non ho mai visto in giro, però l'ho vista a Vicenza e l'ho comprata quando c'è stato il pescare show, scentata al polipo, tipo, vedete, divisa in tre sezioni, è troppo fiera sta esca, sempre della Crazy Fish. Poi abbiamo sempre questo qua, Mebaru Game della Raptor. Poi che dire, ultima esca che ho provato a vedere, perché ragazzi in questa pesca si deve sempre, diciamo, sperimentare. Ho provato a prendere questi, sono della Camel, sono dei datterini bianchi. E niente, ora vi farò vedere un innesco, tanto per, diciamo, su una Power Nymph della Berkeley. Prendiamo la testina piombata da un grammo, quella di prima, si mette così, si innesca dalla testa, ok? Si segue il movimento dell'amo. Quando si è innescato già a un buon punto, si tira su e tac, innesco. Questo qua è un innesco perfetto per il rock. Come potete vedere, in acqua poi farà questo movimento, saltellerà e attirerà i nostri predatori. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ho spiegato in breve questa pesca e i suoi vantaggi e svantaggi. È una pesca secondo me molto molto divertente. Questo qua può essere un set, non dico che dovete comprare tutto, però può essere un'idea, potete farvi un'idea guardando questo video di questa pesca e in particolare cosa comprare se volete iniziare. Niente, che dire, magari in futuro porterò altri video sul rock, ma non
penso di portare proprio dei video di pesca, non tutorial. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi se volete iscrivervi e seguire, diciamo, le mie avventure. E boh, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!